I numeri sono dalla nostra parte, quindi il settore orafo è chiaramente in ripresa, mi si parla di un più 5,5 nell'ultimo anno, quindi la crisi non possiamo dire che è ampiamente superata, ma è in via di superamento. I numeri della fiera sono importanti, oltre 650 espositori, più di 400 top buyer. Quello che è interessante è notare come il nostro distretto orafo, che è il più importante d'Italia, in questo momento ha la migliore performance di tutti. Non a caso questo è stato riconosciuto, devo dire un po' anche grazie a me, in ANCI, che ha deciso di premiare nell'ambito dello sviluppo delle città medie in Italia Arezzo per la manifattura di qualità. Quindi lunedì, e ho fatto in modo che coincidesse con la fiera, ci sarà una riunione al Teatro della Bicchieraia proprio di questa nuova roadmap che riguarda le città medie in Italia, alle quali oggi si sta dando un grande rilievo. Arezzo è segnalata in quanto sede di manifattura di qualità. Fare mi sembra che stia bene, pieno di persone, vorrei che lo fosse sempre più spesso, però è un buon indicatore, siamo messi bene, io sono contento come sempre. Sono un ottimista, ma credo che in questo momento si possano leggere più che segnali di ripresa, segnali di progresso, che è una cosa diversa.